capelli è negato, negato. Una sola cosa sa far bene, lo shampoo. Ecco, lo shampoo lo fa bene. Solo quello. Allora, Parisi, come Voi? va? Io, Daniel mi chiamo io. Io, no, beh, diciamo beh, Parisi. Adesso io vi lascio soli. Beh, sì, ciao. Vedici. Ciao Enrico. Ciao. Ciao, Sì. Parisi. Enrico, vieni fuori. No, no, Oh, ci voglio tu venire vedessi, fuori, dai. ho trovato un po' di gente interessante. Per lavorare, per aprire un negozio, ho la licenza. Come da noi. Va, io voglio tornare nel Enrico, vieni fuori. 2019, non voglio uscire, Enrico, vieni dai, fuori. no, Tu non voglio torni nel uscire. 2019 che tu dici, sto stavo nel Rinascimento, che ti ha visto? Nulla. Qua. Uguale, dai, 5 minuti. Metti un vestito, non voglio, va. dai, O non fammi un voglio, piacere, dai, 5 non minuti, voglio, vai. dai, 5 minuti. Vieni fuori, vai. Che voglio. c'è? C'è nulla, guarda. Beh, non lo voglio. Il cappello è la cosa brutta, dai, no. Dai. No, ma non ti toccare le mani, guarda. Dai. C'è nulla, guarda. Forza. Tranquillo. Stai dritto un po', forza. Vai, di che c'è? C'è lì, tranquillo. Saluta, no, maleducazione, mamma mia, oh. C'è no, nulla, guarda. Vai. Loro passano. Ma vai per bene, cosa vai in giro per la città a caso? Forza. Io voglio tornare nel 2019, non sì, ci voglio sta qui. Fai una giratina, guarda, non c'è nulla. C'è le signorine, guarda. Che succede? Tranquillo, non ti fanno nulla, no, mamma mia. Lasciate male, tu sembri un maniaco, tu sembri, forza. Guarda, guarda bello, come da noi. Che cambia? Senti, non c'è nemmeno smog, senti. L'Enrico, ste mani, tiende per bene, tu sembri un maniaco davvero. Forza. Allora, Germano, buona fortuna per tutto, mi raccomando, Arrivederci. Buona vita, Ciao, Germano. Ciao. Simpatico, Germano. Ciao, ragazzi. Ehi, stai lì, T'avevi paura? Di che t'avevi paura? Guarda, no, è la fine, tranquillo, dai. Sì. Tutti dice la barbarie, i rinascimenti, il medioevo. Ma visto avevo qualcosa? No, no. Regolare. No, dai, oh. Fine, avevi ragione, avevi dai, ragione. Andiamo, sto una casa. Forza. Ma allora dimmi che tu inventi. Che inventi? Tutto si può inventare, non c'hanno nulla. Tutto, tutto, dimmene una. Una. La lampadina. Sì, te sa fa la lampadina. Non ti ho mai messo una lampadina, il vetro, dentro c'è i fili, il cavo, l'interruttore, te sa fa la lampadina. E che vuol dire io? Si va da un elettricista qualsiasi? Sì, ora inventa prima l'elettricista e poi la lampadina. Hai ragione. Uno, il cantamancio. Bello. Il primo palio della storia, Bello il cantamancio. Tanto che ci vuole, no? Frittata ce l'hanno, la corda c'è. Damigiani ci sono, le padelle ce le fa Ugolone. Forse. Il carretto però proprio. Il carretto, Enrico, il carretto che hanno carri grossi e si farà il carretto vicino. Poi devo. Vediamo, dai. No, penso sia una cosa. Sì, dai, forse ci sono. Io sono pronto. Mi raccomando, in chiesa le donne guardarle fisse. Dominus vobis. Vivi tu tuo. Sai tutti. Oh, Rio, guarda quella là, guarda. Non voglio guardare. Guarda quella là, guarda il polpaccio, quella corre forte, Rio. Non mi frega niente, non voglio la guardare. Si mette in mortinaccio, guarda quella là. No, ma non voglio guardare. Non guarda, poi non ti lamentasse dopo io trovo una per fare il mortinaccio e te un tu là. Non ti lamentando come, No, meno vero. Forza. Mettiti a sedere, no? Quando si alzano, si mette a sedere, si mette a sedere. Capito. Fa per bene. Quella lì, quella accanto a quella che dicevo io, guarda. Guarda. Ma fai male. Ma guarda là. Non voglio guardare. Non vuoi guardare, no. Vuoi far correre Vincellozzo, guarda Vincellozzo. Sì, vai. Oh, Elio, la sta guardando, Elio, la sta guardando. La sta guardando. Quella. Quello non fa così col dito, no. Siamo in chiesa. Quella della figlia di Paron Cattani, della più ricca di paese. La più ricca di paese, guarda. Guardate, sì. Ora, Vincellozzo, ora che sei? Ora con lo sguardo devi fargli capire, t'ha capito? Con lo sguardo mi devi dire che ho capito.
Sì, sì, ho capito. Ora potete uscire e aspettarla fuori. Se c'è gente intorno, sta fermo lì e aspetta. E un Dominus, Dominus. E tutto spirito tuo. E il Padre, e il Spirito Santo. Ite missa est. Guardare, uno sguardo, che bella azione, tutta la messa sto guardando. E crie, ciribirib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 
cri. Avete ragione, sono tre. Vi piace? Sì, tanto. Adesso però dovete girare la frittata. Dai su, riprovate per bene. Eh no, per girare la frittata un'altra volta dovete cantarmi un'altra canzone. Come? Tutte le volte una canzone per girare la frittata, su. Sì, cantatemi quella del ciuco che carica in quel prato. Mi piace quella, Sì, bella. Allora fa così, fa. Chi fermerà Giudea, Rione diventa elettrico, pistone non si addomestica. Pistone! Senti, io vo via. Vo a Siena. Lo sai che anno è? È il 1492. Quasi 1500. 1492, la prima edizione del Palio di Siena. E che vuoi fare? Andare a correre il Palio di Siena? Ma che correre? Ma che partecipare? Non bisogna proprio fermarlo. Se questi fanno il Palio, è una tragedia. E che diventa il primo Palio della storia. Enrico, bisogna essere noi a fare il primo Palio della storia. Per l'Italia, il Mugello e Barberino, bagnato dall'Ostura e da Bilancino. Yeah, forza. Devo andare. Ma perché? E la frittata? Voi continuate a provare, io devo andare. Ma ve ne dovete proprio andare? Sì, dobbiamo proprio andare. Forza, Enrico, i fermatori del Palio di Siena! Enrico, forza, andiamo, ti aspetto qui, vai, forza. Andiamo, sì, Enrico, vai. Chi siete? Due. Cosa fate? Cosa portate? Niente. Sì, ma quanti siete? Due. Un fiorino. Si paga. Un fiorino. Un fiorino. Grazie, don Daniele. Grazie. Arrivederci. Sacco, don Daniele. Sacco, don Daniele. Voi. Ehi! Chi siete? Quello che è passato ora col carro. Cosa portate? Ma sono passato ora col carro. Sì, ma quanti siete? Uno, io. Un fiorino. Andiamo, Rio. Ehi! Chi siete? Quello che ora ha raccolto il sacco. E cosa portate? Ma niente, le olive. Sì, ma quanti siete? Uno, io, sono sceso. Un fiorino. Uno entra e esce, paga. Grazie, Daniele, arrivederci. Oh, Enrico, la lascio. Chi siete? Ma vaffanculo te, l'ulivo. Sì, ma quanti siete? Un fiorino. Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino. C'è davvero? Siamo già a Siena? Ma che Siena? C'è davvero? Scendi. Enrico. Leonardo da Vinci. No. C'è davvero? È lui. Ascolta, ora si va lì. Si parla
si chiede un po' di cose. Parliamo scientifico però, bisogna sembrare colleghi. Sì. Così almeno poi, eh? Perfetto. Bene. Sei? Vai. Vai, Leonardo. Dai, più forte. Indirizzala meglio. Bravo. Continua, dai. Dai, più forte. Ma il carretto allo sterzo andrà in salita? Vai, bello e finito con Leonardo, vai. Oh, il carretto non è mia facile. Ma cosa gli dici il carretto a Leonardo? È la prima cosa che mi è venuta a mente, ma dai. Ma cosa gliene frega a lui di carretto? Noi bisogna avere un atteggiamento scientifico, di cose scientifiche. Fa parlare a me, vai, anzi tu capisci. Meglio. Ma nella sangria ci sarà la vitamina C. Buongiorno, Giulio. Siamo colleghi, scienziati, scopritori, abbiamo fatto delle invenzioni, qualche brevetto, insomma, colleghi. Sì, ma che fate qua? È un esperimento molto interessante, con le piattelle, l'acqua, la corrente. Ah, la corrente, anche noi la corrente abbiamo fatto qualche esperimento, tipo la corrente è pericolosa perché ti trascina. Trascina? Lascia. Maestro, allora noi siamo ingegneri, va bene? C'abbiamo un archivio con tante invenzioni, cose pensate, insomma. Ci si chiedeva noi se è possibile sviluppare queste cose insieme a voi, sì. Certo, andiamo nella sala tutti. Si può? Certo. Maestro, allora. Prego, sedetevi. Grazie, maestro, grazie. Allora, non c'è altro tempo da perdere, va bene? Scusi, maestro, sono un po' emozionato, ma Leonardo, ma quanto tempo è? Allora, come dicevamo prima là, noi siamo ingegneri, abbiamo queste idee, va bene? Come le sviluppiamo queste idee qua? Allora, noi mettiamo, abbiamo progetti, intelligenza, mettiamo te con tutta la tua attrezzatura, tu costruisci, poi se alla fine viene fuori qualcosa di buono, mi raccomando, 33, 33 e 33. No, Daniel, è bene metterle in chiaro queste cose perché poi alla fine si fa casino. Leonardo, guarda. Allora. Quante ce ne abbiamo noi di queste idee in archivio, eh? Leonardo, l'uomo va a piedi o a cavallo? Non è vero, c'è un altro modo per andare al giro per il mondo. Il carretto. Carretto? Il carretto, bravo, il carretto. Ora, come funziona questo carretto? Un pezzo di legno, va bene? Quattro ruote, due davanti, due dietro. Come si tengono queste ruote? Con due tubi di ferro. Tanto il ferro ce l'avete, no? Ferro. Oh. Ora io maestro faccio un disegno, non disegno bene come lei, ma se posso, vero maestro? Okay. Allora, carretto, come funziona? Una sale di legno, quattro ruote, maestro, di legno, mi raccomando, non mettiamo piastre di ferro che poi dopo il comitato, striscioni, macello. Legno, Legno. Quattro ruote, due tubi che tengano le ruote, come si diceva, e poi questo carretto va, ma va lì, puoi andare anche in Africa con questo carretto. Allora anche la carriola va? No, la carriola è diverso. Anche la carriola va, se uno spinge. È un spinge. Meccanismo diverso, e c'è la benzina. Piastra! È no, Leonardo, la piastra, te l'ho detto ora, con il disegno, non si fa. La piastra non si può, via. No, io, maestro, tanto non capisce. Maestro, no, grazie, tante arrivederci, tante cose. Io ti aspetto. Speriamo. Ah,
Vabbè, non dimmi, ho capito.